buon inizio settimana a tutti. Vi parlo dal fornello. Mi sto preparando il pranzo. Oggi pomeriggio, stasera, avrò il check dal preparatore, nutrizionista. E vediamo se ho seguito bene tutti i consigli. Check post sgarro, perché ieri è stata giornata pizza. Vediamo cosa mi dice, se mi insulta. Ovviamente tutto in diretta in smart working, che mi sta rompendo un po' il cazzo. È bello, però un po' di vita ogni tanto. Intanto 50 grammi di orzo, 100 di manzo, 300 di verdure mid carb, e il pranzo è servito, e anche il bicipite. Visto che c'è la giornata col sole oggi, ho tirato fuori il monopattino, che sennò faceva le ragnatele, dato che abbiamo appena rimborsato il bonus mobilità. Lo utilizzo. Stiamo andando a fare il check dal Battista, vediamo se mi sgrida o no. Siamo pronti, ecco il pre-workout di Teddy, che consiste in una bella sizza, a joint. Ok, è arrivato anche il giudice, è arrivato il giudice. È arrivato il giudice, vedete? Apriamo. Non abbiamo problemi di superarci o non superarci, non ce ne frega un cazzo. Più figure di merda facciamo e più contenti siamo. È soltanto per condividere con voi i nostri miglioramenti, oppure nel suo caso i suoi peggioramenti. Ecco, è arrivato il giudice, che controllerà che sia fatto tutto a posto, yeah. Tutto in ordine, per la nuova challenge. Bentornati ragazzi! Siamo pronti per il terzo tentativo, deve superare i 2 minuti e non mi ricordo più, guardate il video che è segnato qua. Il tempo si è scaldato bene. Ragazzi, oggi è giovedì, sono solo in palestra, non è capitato negli ultimi 2 mesi, però cosa faccio? Mi fermo? No! Oggi facciamo un po' di cardio, mi metto a colpire un po' il mio sacco nuovo, il regalo di Dino, comincio a prendere un po' a calci, anzi no, a pugni. A dopo. Anzi, controllate. Riscaldamento vecchi tempi. I never listen to your tears and praise. Oh no, I never stop to see you try. I never listen to the words you say. Oh no, I never look your eyes of sorrow. I never listen to you. Ricordate come si mettono le fasce, vero? Abbiamo già il polso, abbiamo fatto anche un video. A me piace avvolgere anche il pollice. È l'ultima volta che sono andato in palestra, ma sono pure fatto male al pollice. Può fare il coglione al sacco. Poi non lo passo in mezzo le dita, perché sennò mi rimangono tanto separate. L'orologio magari lo togliamo, che dite? Anche perché l'Apple Watch, ogni volta che do un pugno parte una chiamata di emergenza a mia moglie e a mio padre, che mi richiamano dicendo: tutto bene, mi è arrivata una chiamata d'emergenza dal tuo iPhone. La tecnologia ci salverà o ci ucciderà? Guarda Terminator. Complicato cambiare così velocemente un allenamento muscolare, che è tipico del calisthenics e della pesistica, no?
muscolo a un allenamento dinamico, soprattutto per il ritorno dei colpi. Sento quando sto andando un po' in velocità e con un po' di intensità una fitta all'avambraccio, soprattutto come per il colpo di frusta, soprattutto per il ritorno, sento delle fitte che man mano che ti scaldi poi passano. Devo riabituare un attimo il movimento, soprattutto con questi muscoli che non ero abituato ad avere. Comunque riabituare il movimento e soprattutto anche il peso del colpo d'andata e ritorno. Vediamo cosa riesco a fare come la pettinatura. Tieni, chissà se tiene il suo codino. Guanti, ovviamente, della SAP. Ricordate, sotto in descrizione c'è il link dove andare a trovare. Con lo sconto, inserendo il mio codice, per avere il top dei guantoni. Guarda Sabina, guarda che figata. Come defaticamento, che sembra una presa in giro, però inserisco anche qualche ripresa di kick e tie, tenendo il ritmo molto più basso, togliendo le scarpe, inserendo anche calci e ginocchiate. Cardio l'ho sempre fatto, adesso era un bel po' che non lo facevo, fra Covid eccetera, non avevo voglia, la corsa la odio, la odiavo prima, figurati adesso. Però un allenamento cardio una volta, due volte a settimana ci va. Questo è già troppo intenso, meno duro, meno impegnativo, però cardiaco, movimento continuo, saltellando, non stando sempre sulle punte, fa bene anche alle gambe, che non alleniamo mai. Noi qua, in questa palestra qua, non alleniamo mai perché Teddy non vuole. E per questa settimana è tutto. Allora, vi ricordo di iscrivervi al canale e di lasciare un like, se vi è piaciuto. Se non vi è piaciuto, lasciate un like e iscrivetevi al canale, così potete anche criticare quelle della settimana prossima. Ci vediamo e non perdetevi le prossime novità, perché ce ne saranno. Ce ne saranno.